Siamo lodati Gesù e Maria. Senti, senti. Fratelli e sorelle carissimi, al centro di questa quindicesima domenica del tempo ordinario della liturgia, della parola che abbiamo ascoltato, c'è evidentemente il tema della parola di Dio, della sua fecondità e degli effetti che, diversi che produce a seconda delle disposizioni dei cuori che incontra. In verità, sottointeso in questo Vangelo, neanche troppo, nella parte centrale c'è anche, ahimè, la cosa che ho cercato di approfondire nell'omelia di ieri sera, il peggiore atteggiamento di chi proprio si chiude alla parola di Dio e si autocondanna a zero assoluto, di coloro che udendo non odono, vedendo non vedono, hanno il cuore indurito e non si convertono. Oggi approfondiremo invece la seconda parte del Vangelo, la parabola del seminatore e la spiegazione che ne dà Gesù. Io vorrei ampliare un pochettino gli orizzonti, perché le parole che Gesù dice a proposito della diversa modalità di accoglienza della sua parola, quindi quando è che si ha il cuore totalmente aperto e quali sono i possibili ostacoli, valgono similmente per altre cose molto importanti nella vita della Chiesa, che sono soprattutto i sacramenti. Voi sapete che se aprite il catechismo, oggi dei sacramenti, diciamo, sono validi quando sono celebrati secondo il rito della Chiesa dal ministro ordinato, d'accordo? Cioè, io sono prete, se celebro la messa, a qualunque messa andate, state tranquilli che la messa viene celebrata e il pane viene consacrato e il vino pure vi fa dal comunione, d'accordo? Ti vai a confessare, se c'è un prete validamente ordinato, tu fai la confessione, assolve e il sacramento è stato celebrato, d'accordo? Solo, provate a fare questa domanda, no? Come mai sono persone che fanno sempre la comunione e non diventano così santi? Hai riconosciuto qualcuno? Voi sapete che grandi personaggi storici, tipo per esempio, da un mio lontano parente, detto fra me e voi, Giacomo Leopardi, un mio lontano parente, perché non so se la madre era la cugina di secondo grado di mia nonna, della mia bisnonna, insomma non so che cos'è, lui era diventato ateo, no? E perché? Perché lui scrive che vedeva che la mamma andava messa tutti i giorni e poi però era un po', capite, un poco amore anche nei suoi confronti, poca delicatezza, dice questa messa tutti i giorni, rimane così, allora divento ateo, perché là dentro la comunione non ci sta niente, d'accordo? Succedono queste cose, come mai succedono queste cose? E la Chiesa ha sempre insegnato quello che Gesù dice nella parabola del seminatore, cioè i sacramenti sono santi, ma bisogna vedere che cuore incontrano, cioè quali sono le nostre disposizioni, si chiamano così tecnicamente. Allora che succede? Se un cuore è aperto e è ottimamente disposto, Padre Pio, sapete cosa diceva? Basterebbe una comunione, una, fatta bene per diventare santo. Una, eh? Una. Quante comunioni vengono fatte oggi? Cioè, oggi c'è, come dire, l'equazione, vado a me, se non faccio la comunione succede la tragedia. Non è vero, ma come niente. Adesso poi lo vedremo, non c'è nessuna tragedia. Poi spero di capire il senso. Pensate che nel Medioevo, quando Santa Chiara fondò le Clarisse, c'erano delle norme molto rigorose per accostarsi alla comunione. Voi sapete che le Clarisse di Santa Chiara, monache di clausura che hanno lasciato tutto, che facevano i digiuni in continuazione, dormivano per terra, quindi chi era meglio disposto di loro? Voi sapete per regola quante comunioni all'anno potevano fare? Sette volte l'anno, su 365 giorni. A Natale, a Pasqua, adesso non mi ricordo, all'Assunzione, all'Immacolata, alla festa dei Santi e non mi ricordo quale altre due. Finito? Sono diventati santi oppure no? Sì o no? Sì? Santa Chiara è molto più santa di me. E come mai? Se faccio soltanto 7 comunioni l'anno, non la faccio tutti i giorni. Com'è? Ci sarà qualche problema, no? Allora, cosa dice Gesù? Pensate alla parola di Dio. Allora, dice, alcuni sono strada, d'accordo? Se io prendo un seme e lo butto qui, il seme della pianta più bella e più santa del mondo, lo butto qua per terra, davanti al pavimento che sta davanti alla luna. Quel seme che fa? Germoglia? No. Perché germoglia? Perché il seme non è buono? No. Perché il seme si butta sul pavimento, si butta sulla terra. Allora, chi sono, Gesù lo spiega, i cuori duri? Cioè quelli che sono, capite? Sono quelli che sono un po' superficiali, diciamo noi. D'accordo? Il seme rimane, non pende. Sono quelli che dice, che c'è sta una predica, si dice una volta, fa manna sentiva, sentivo che dice, c'è sta un pellegrinaggio, dobbiamo farlo andare, vediamo che succede. Quindi è l'atteggiamento di chi sta molto 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 distante, quindi non gli dà nessuna importanza.
E quindi che succede? Arriva qualcosa, ma fa manco un tempo arrivare, dice Gesù, arriva il maglio e se lo frega tutto brutto, perché non c'è nessuna possibilità di accoglienza, di attecchimento nel cuore. Le anime superficiali, perché sono le cose specialmente di Dio, con superficialità. Poi, secondo problema, terreno sassoso. Cosa dice Gesù? È l'uomo che ascolta la parola e subito la accoglie con gioia. Terreno sassoso. Terreno sassoso vuol dire che c'è un po' di terra, ma ci stanno un po' di sassi. E della terra e sassi, perché cosa succede? Ma non ha radice in sé ed è costante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli resta scandalizzato. Questo è proprio un esempio classico, non so più che dire. Uno si avvicina al Signore, viene toccato dalla grazia. Questo può succedere, non so, solo a pellegrinaggio, specialmente nei grandi luoghi famosi di oggi, non so, Fatima, a chi gli prende bene Fatima, a chi gli prende bene Lourdes, a chi gli prende bene Medjugorje, anche se la chiesa sta ancora riflettendo, quindi chi gli prende bene Padre Pio, va lì e ritorna tutto casato, tutto contento, dice, che bello, eccetera, eccetera. Si sente, non è un'illusione, c'è veramente un contatto con la grazia, no? E poi che succede? Torna alla vita normale e si pensa che adesso sta tutto tanto bello, rose e fiori, eccetera, eccetera. Ma magari che succede? Arriva un problema, arriva un guaio, arriva una malattia e comincia a pensare, ah, ma come? Sono andato a pellegrinaggio, mo mi sono avvicinato un pochino al Signore, e le cose invece vanno meglio, vanno peggio. Appena sopraggiunge qualche tribolazione, ne resta scandalizzato, che significa? Ma non si mica sempre da nessuna parte che se noi ci avviciniamo al nostro Signore, le cose automaticamente vanno tutte bene. In quale parte del Vangelo sta scritto? Non sta scritto da nessuna parte, anzi tu dici che se ci avviciniamo a Lui, qualche crocetta insieme a tante gioie arriva, quindi non dobbiamo farci strane illusioni. Allora, la fede non è fatta di entusiasmi che si accendono, che vedi oggi, c'è anche un po' in giro un clima, leggevo qualche giorno fa l'articolo di un santo sacerdote, e girano messe particolari, messe di questo, messe di quell'altro, messe di liberazione, messe di quello, eccetera, eccetera, no? Sono tante cose buone, però ci sono dei modi di accostarsi al Signore oggi che puntano sull'emotività, cioè sull'emozione e sull'esperienza forte del momento, ma poi non ti lasciano niente nel cuore, capite? La fede non è fatta di emozioni, è qualcosa di molto più grande, di molto più profondo, capite? Terzo problema, le spine. Dice, colui che ascolta la parola, però capite, le spine, immaginate, no? Un anderello che cerca di crescere è come dire, sovrastato, avvolto dai rovi, non ce la fa, non esce e viene soffocato. Chi è che lo soffoca? La preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza. Le tante cose da fare, i tanti impegni, e il lavoro, e non so, i figli, e il tempo libero, e gli hobby, e tutto quello che c'è. Allora, che inevitabilmente relegano Dio e le sue cose, altro che il primo posto, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, volta all'ultimo. E se c'è un ambiente di questo genere, è evidente che tutto quello che ci sta intorno soffre. A ogni tanto mi dicono le persone, ma se può vedere la televisione? Di per sé sì, d'accordo, cioè la televisione, cioè la scatola nera, d'accordo, non è cattiva, bisogna vedere quello che ti guardi, capite? Evidentemente le cose cattive si possono vedere nella televisione, nel cinema, da nessuna parte. Una cosa buona è lecito vederlo, d'accordo? Solo che io per esempio personalmente non la vedo quasi mai per un problema molto semplice, che la giornata c'ha 24 ore. Se io sto 2 ore davanti alla televisione, quelle 2 ore mi occupano una parte della giornata che io potrei impiegare altre cose, essendo un sacerdote, capite? Allora, ecco le spine, no? Cioè, se io non sto attento a togliere un po' di nubi, è chiaro che troverò sempre tempo per tutti, meno che per chi? Per il nostro Signore. Ho provato a fare quello che dice, da oggi in poi dico lo sarà tutti i giorni, vedrete, comincia che ci sta di tutto e di più, perché quello sarà tu non lo dico, fino al giorno prima c'avevi il tempo libero, potevi andare a prendere il caffè, potevi fare qualunque cosa, decidi di fare una cosa del genere, cioè, non c'è più manco sotto le spugne, ma con me, capite? Succedono queste dinamiche. E poi anche la terra buona, dice Gesù, quanto è buona la terra, quindi le persone che sono buone, quindi dice, vabbè, a me mi interessano tante cose, ma quanto? Un po', abbastanza o tanto? Se ti interessa un po', produci 30, se ti interessa abbastanza, produci 60, se ti interessa molto, produci 100. Capite? Quindi ecco spiegato il mistero. Come mai alcuni
una persona ascoltando il Vangelo, San Francesco, entra in chiesa e ascolta, va benedetto dalle uomini, esce e si spoglia davanti al Padre e finisce tutto. Lo senti, mutate le persone, sono disposizioni differenti del cuore. Veniamo ai sacramenti, 5 minuti conclusivi. La confessione produce frutti tanto quanto la preparazione penitente, perché gli atti principali della confessione sono gli atti del penitente, cioè l'esame di coscienza fatto bene. Un prete, meno che non è Padre Pio, non lo sa quello che hai fatto, capite? Quindi ascolta quello che tu gli dici. E tu lo sai quello che hai fatto, e tu hai, come dire, se ti vuoi ben confessare, il dovere di formare la tua coscienza, di prendere un po' di schemi buoni, di esame di coscienza, e di analizzarti bene e di vedere veramente come sta la tua vita dinanzi al Signore. Capite? Perché la Chiesa insegna che la confessione produce frutti ed è ben fatta quando vengono confessati bene i peccati, quindi chiamandoli per nome tutti quelli che fanno, non a singhiozzo, e con sincero pentimento, cioè con l'intenzione di lasciare il peccato e di non farlo mai più. Lo sapete che la Chiesa insegna sempre che ci si deve confessare a fare la comunione per Pasqua. O immaginate, no? Una persona che non è praticante, che non va mai in chiesa, mai. Prima di Pasqua si confessa, d'accordo? Dice, Padre, non vado mai in chiesa. Viene assolta, va in chiesa a Pasqua e poi, da Pasquetta a poi, se ne riparla l'anno prossimo. Secondo voi quella confessione, vi lascio la domanda, quella confessione è fatta bene o fatta male? Che una persona è veramente assolta, è tornata veramente in grazia di Dio. Il prete gli dice sempre, dice, oh, mi raccomando, oggi poi fai un po' a proposito, sì. Ma se poi va così, a cosa serve la confessione? Ve lo dico io, e io sapete quanto ci tengo ai sacramenti, a quasi niente. Veniamo alla Santa Comunione. La Chiesa ha sempre insegnato che la comunione, per farla bene, devi stare in grazia di Dio, quindi devi aver fatto bene la confessione. Quindi chi è superficiale, se è esagerato come strada della confessione, inevitabilmente superficiale anche alla Santa Comunione. Se tu ti fai la comunione senza stare in grazia, non solo con la comunione non ti fa niente. San Paolo dice, mangi e bevi la tua condanna. Io dico sempre, come se dai lo zucchero a un diabetico. Lo zucchero è dolce, lo zucchero è la cosa più dolce che esiste al mondo, ma se se lo mangia un diabetico, cioè uno che è indisposto a ricevere lo zucchero, lo manda al cimitero. Capite? Quindi non è che la comunione non è santa, bisogna vedere se chi la riceve ha le disposizioni adeguate, per quanto riguarda la Chiesa da sempre insegnato. Quindi la comunione può essere del tutto sacrilega, oppure no, io sto abbastanza in grazia di Dio, però come mi accosto alla comunione? Cioè ci sono anche delle disposizioni ulteriori. Va bene, non ho peccati mortali, quindi posso fare la comunione. Ma la Chiesa ha sempre insegnato che i frutti che produce la comunione dipendono da come tu ti prepari presto a riceverla e da come agisci dopo. Allora, come si è preparata bene la comunione? Si arriva a messa 5 minuti prima, uno comincia a pensare, almeno questo qui, devo farmi la comunione, Signore mio, sto per riceverti nel tuo cuore, quindi comincia a preparare un terreno interno accogliente. Cioè, quando riceviamo la comunione, non facciamo questa cosa a volte un po' per abitudine, ma è Dio in persona che tra dentro di noi, e non è un essere inerte, un pezzo di pane, è vivo, capite, con un cuore pieno d'amore. È chiaro che se trova con un'anima fredda, d'accordo, venga a messa 5 minuti dopo e comincia a guardare l'orologio, speriamo che non la fa troppo lunga, e faccio la comunione, dopo dire appena fatta la benedizione scappo fuori, voi sapete che da quando ricevi la comunione, guardate l'orologio, per 15 minuti minimo, attenzione, c'è la presenza reale di Gesù dentro di te, è proprio realmente lui. Se ti fanno la benedizione e tu scappi via, ti porti a spasso nostro Signore, capite? Quindi anziché fermarti a pregare e a parlare un po' con lui, te lo porti in giro a spasso come se non ci fosse. Voi traete quelle conclusioni, è così, è questo che insegna la Chiesa, non sono parole mie. Una comunione fatta in questo modo, secondo voi, ma che effetti produce? È contento Gesù? Non credo. Cioè, non credo che Gesù sia contento che una persona lo riceve. Torno a posto, vado benedizione, via, scappo e una volta spasso. Cioè, è certo che Gesù, poverino, è sempre tanto buono, se ne è fatto fare tutti i colori durante la passione, ci è abbastanza abituato, ahimè. Ma quella comunione, ma che te fa? Non dico che stare un'ora dopo la comunione, il ringraziamento, anche sarebbe molto auspicabile, ma almeno un momento, un periodo, un
po' di raccoglimento, un po' di preghiera per gloria sia per la devi fare, se no non ti fare caso freddo e lo vedrai dalla tua vita e dal fatto che avanti e vedi i difetti sono sempre gli stessi, i peccati sono sempre gli stessi, ti senti sempre del resto, ti senti sempre del e te vai niente. Allora non funziona la comunione, no, non funzioniamo noi, capito? Perché tutto quello che noi riceviamo dal Signore funziona tanto come sono le nostre disposizioni. Era già un filosofo pagano, Aristotele, ve lo dico in latino e poi ve lo traduco in italiano: omnia recipitur ad modum continentis. Tutte le cose sono ricevute a seconda di come è la forma del contenitore. Se io metto l'acqua con un secchio bucato, non è che l'acqua non ce l'ho messa, ma ce la metto e dopo 5 minuti già scende. Se io metto il vino buono, questo è l'altro esempio che fa Gesù, dentro una botte che sa da cielo, io ci posso mettere pure il brunello di Montalcino dentro, d'accordo? Ma messo là dentro fa schifo, perché sa da cielo. Non è che non è buono il vino, è buono il contenitore. Allora, tutto il nostro impegno per ricevere tutte le grazie che il Signore ci dà attraverso la parola e attraverso i sacramenti sta nel migliorare, nel creare le migliori condizioni possibili dentro di noi per quei sacramenti, quelle grazie che il Signore ci dà producono il massimo dei punti possibili, altrimenti rimarremo sempre quelli che siamo. Questo è un pochino la sintesi dell'insegnamento di Gesù di oggi. Chiediamo a Maria Santissima, oggi è la memoria, non si può celebrare perché è domenica, della Madonna del Carmelo. Voi sapete che la Madonna del Carmelo porta in dono lo scapolare, l'anno prossimo piano piano cominceremo un pochino a vedere. Lo scapolare è un oggetto benedetto, ci sono molti oggetti benedetti che vengono proprio dalla Madonna, c'è lo scapolare, la medaglia miracolosa, soprattutto che sono i più famosi. È molto importante portare con fede e devozione addosso un oggetto benedetto, perché la benedizione di Dio ce la portiamo sempre con noi, capite? A Napoli porta i corni addosso, d'accordo? I corni non servono a niente. Come niente migliore dei casi, a volte producono anche qualche danno. Invece un oggetto benedetto portato con fede porta grazie e benedizioni addosso o dentro casa. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci dà la grazia, lei che è stata perfettamente disposta a tutta la grazia straordinaria che ha ricevuto, di comprendere la grandezza dei doni che il Signore ci fa e di far ritrovare sempre a disposizione adeguata dei nostri cuori perché possano produrre tutti i loro immensi e splendidi frutti di grazia e di santità. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, siamo lodati.